Buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale. Stasera andiamo a analizzare la partita appena conclusasi tra Pisa e Lecce, disputatasi oggi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, alle ore 15. Bene ragazzi, cosa vogliamo analizzare? Analizziamo quello che praticamente ha stabilito l'arbitro. Cioè, l'arbitro ha stabilito che il Lecce avrebbe dovuto vincere 1-0. Beh, vediamo le formazioni. D'Angelo ha messo in campo questa formazione che secondo me, tutto sommato, è stata una buona formazione. Nel primo tempo i ragazzi hanno fatto vedere veramente quello che valgono. Niente a che vedere con la partita giocata contro il Pescara. Quindi buon Pisa veramente, cioè, con le idee giuste, un Pisa che ha tenuto il centrocampo, un Pisa che era padrone della tre quarti, Pisa che ci ha provato nel primo tempo, ci ha provato parecchie volte con Palombi, insomma, e al 26esimo poi insomma Palombi sbaglia clamorosamente, diciamo, e vabbè, non tutte le ciambelle riescono col buco, ma alla fine un Pisa che tutto sommato fino al 29esimo ha fatto vedere grandi cose, secondo me, perché non dimentichiamoci che stavamo giocando con una formazione veramente in grande spolvero, Lecce tanto di cappello, perché insomma è una formazione di tutto rispetto, insomma, ecco, voglio dire, e il Pisa fino a quel momento ha dato dimostrazione e prova di riuscire a tenere testa a questa formazione, dicevo, fino al 29esimo del primo tempo, quando Maggio travolge da dietro, quindi da tergo, Palombi. Le immagini parlano da sole, io, lo sapete, non posso mettere immagini perché se no mi segano il video, e niente, quindi Maggio travolge Palombi da dietro, quindi da tergo, lo butta in terra, lo sdraia, che Palombi era solo davanti alla porta, quindi aveva, praticamente, cioè voglio dire, doveva essere fischiato rigore e espulso Maggio. Marinelli che fa? Tutto regolare, proteste, i giocatori, capitano, eccetera, eccetera, proteste da parte di D'Angelo, quarto uomo, guarda lì, via discorrendo, massimo, ma figuriamoci, l'arbitro che fa? Munisce, butta fuori D'Angelo. Questa è l'ennesima riprova degli arbitri veramente incompetenti, e la Lega B non prende nessun provvedimento, e che dobbiamo fare? È così, non c'è niente da fare, devo offendere l'arbitro fino all'inverosimile? Cosa cambia? Si può anche fare, no? Sono sentito con gli amici, ma venire qua e offendere, che cambia? Sostanzialmente non cambierebbe niente, no? Alla fine, voglio dire, è quello che è, abbiamo visto tutti, le immagini parlano da sole, e quindi c'è, cioè, venire qua, insomma, io ho aspettato anche un pochettino, insomma, a fare il video, perché se lo facevo subito, cioè, ma ovviamente, insomma, rientriamo nel nostro, e va bene, e quindi andiamo avanti con la partita, le squadre scendono gli spogliatoi sullo 0-0. Fondamentalmente un primo tempo escluso a parte l'episodio è stato, diciamo così, io penso che sia stato appannaggio del Pisa sicuramente, idee giuste, ripeto, insomma, alla fine, insomma, la tre quarti è stata sostanzialmente il nostro possesso, ecco, e vabbè, anche Lecce si è fatto vedere, ma non ha impensierito per niente il nostro portiere, insomma, alla fine Gori, una parata, ma insomma, niente di più. Vabbè, inizia il secondo tempo, sostanzialmente niente di nuovo, ecco, perché inizia il secondo tempo sulle orme del primo. Poi
al 61esimo, vedo per Palombi, vedo un po' spento oggi, vedo un po' spento, non era al solito Vido, sicuramente. E poi Pisano per Birindelli al 76esimo, ma prima della sostituzione c'è stato il rigore concesso a Marinelli. Allora, andiamo a analizzare il rigore concesso a Marinelli. Bene, e Anderson, diciamo, sia Benedetti che Caracciolo, insomma, vanno, ma andate a vedere bene le immagini, non viene neanche toccato Anderson, si butta. Andatevi a vedere bene le immagini, fate scorrere le immagini e vedrete che Anderson si butta, Marinelli non vedeva l'ora di fischiare il rigore per il Lecce, e che ve lo dica, fa disonesto Marinelli, semplicemente un disonesto in tutto e per tutto. Io spero, mi auguro che venga ripreso, ma tanto non gliene frega niente a nessuno, tanto non sarà né la prima né l'ultima, VAR non VAR, non c'è niente da fare, è così e basta. Ne abbiamo viste, no? Abbiamo visto, non sarà nella prima, ripeto, e non sarà nemmeno l'ultima. Che dire? Ripeto, è inutile che mi metto qui perché tanto non cambierebbe la cosa. Non cambia. Perché purtroppo le persone disoneste a questo mondo ci sono, c'è niente da fare. E lui fa parte delle persone disoneste. Ah, ma io ho visto così, e allora io, siccome ho visto così, e allora ho dato rigore. Vabbè, che volete fare? Così. Non è che poi alla fine dici, ma io l'ho dato in buona fede. Alla fine. Però, per me rimane un disonesto. Non so per voi, ma per me rimane un disonesto. Comunque, al di là di questo, Pisano per Birindelli, Sibilli per Guke, poi all'82esimo, Quaini per De Vitis e Matsuda per Marti. Io sinceramente, bravo Marzullo, è entrato, ha fatto due o tre belle cose. Io le sostituzioni avrei fatte prima, dopo il rigore avrei tentato tutto per tutto, tanto oramai, cioè, non c'era più niente da perdere, eravamo al 75esimo. A quel punto lì io avrei cambiato, ci avrei messo tre punti, avrei messo tutto quello che potevo, anche perché a quel punto o 1-0, 2-0, 3-0, appunto non cambiava niente. Ecco, quindi le sostituzioni io le avrei sicuramente anticipate, cosa che non è stata fatta, e secondo me è stato un errore da parte nostra. Ora non dico di Taddei, perché per l'amor di Dio, ma comunque D'Angelo col telefono, insomma, dava sicuramente indicazioni, quindi come al solito, no, si aspetta 83, no, le sostituzioni andavano fatte prima, dopo il rigore andava, cioè, come andava, ma alla fine le sostituzioni andavano fatte prima, al 75esimo, dopo che l'arbitro ha fischiato il rigore, che Coda era, insomma, voglio dire, normale che Coda segnasse il rigore, comunque anche perché Gori ha indovinato, diciamo così, il punto di battuta di Coda, ma non è riuscito perché Coda ha tirato una bordata e quindi non è riuscito a pararla Gori, peccato. Comunque, io avrei messo tutto quello che potevo dopo il rigore, subito dopo avrei buttato dentro tutto quello che era, e poi non ci andava come andava, e vabbè. Allora, il discorso è questo. Noi poi la partita, sì, insomma, poi Pisa ci ha provato in tutti i modi, qua in all'ultimo è andata male, ha tirato, ma vabbè, niente. Comunque abbiamo giocato contro una formazione, ripeto, di tutto rispetto, ma fondamentalmente il Lecce non ha rubato niente, perché Tadami ci ha rubato, ma Lecce non ha rubato, il Lecce non ha rubato niente, ragazzi. Alla fine è l'arbitro che non ha concesso il rigore per noi e l'ha dato per il Lecce. Lecce ha preso quello che gli è stato dato, né più e né meno. Se davano il rigore per noi, Lecce subiva il rigore per noi, cioè, nel senso, l'ha dato a Lecce, e l'ha data a Lecce.
Ma alla fine lei cosa ha rubato? Lei ci ha preso quello che gli è stato dato, né più e né meno. Qui si parla, la partita chi l'ha fatta? La partita l'ha fatta Marinelli. Cioè la partita, il risultato l'ha deciso Marinelli, perché se no la partita finiva 0-0, e secondo me lo 0-0 era un risultato giusto sia da una parte che dall'altra. Se magari dava, concedeva il rigore a noi nel primo tempo, magari la partita sarebbe cambiata, poi magari alla fine capaci che la perdevamo comunque, chi lo sa, non si saprà mai. Certo è che in questo modo hai condizionato il risultato e condizionato la partita. Quindi arbitri in primo piano, arbitri prime donne, arbitri che fanno la partita, arbitri che dettano il risultato, arbitri che modificano la classifica, arbitri che praticamente fanno il bello, il brutto e il cattivo tempo. Questa è la situazione, questa è la situazione. E non si esce da questa situazione. Non si esce da questa situazione. Niente. Che dire? Allora, noi per il discorso playoff penso che ormai abbiamo finito. A questo punto abbiamo finito. Allora, su 5 partite abbiamo 3 sconfitte, un pareggio e una vittoria. Volete andare a playoff? Penso proprio di no, ormai penso che il discorso playoff sia chiuso, no? Così per quello ci siamo levati il pensiero. Per quanto riguarda la salvezza, ragazzi, io a questo punto speriamo di fare questi 3 punti, 4 punti, speriamo di andare a Verona, giocare col Chievo e strappare un pareggio, punto. Anche perché dietro abbiamo la Cremonese a 39, poi non ha giocato. Abbiamo la Cremonese a 39, il Frosinone a 39, che tra l'altro deve anche giocare. Quindi non è detto che ci sovrasti. Pordenone a 37, ce l'abbiamo tutti dietro. Poi 32, poi andiamo 32, 31, Ma qui ci vogliono questi 3 punti, per essere tranquilli. E chiudere il discorso salvezza, ci vogliono ancora 3 punti. È vero che abbiamo una partita a meno, cioè in definitiva mancano 6 gare, 6 giornate, ma noi dobbiamo giocare una più, quindi 7. D'accordo. Ma non è che detto, siccome ci manca una partita, ci manca una partita, va andare col Pordenone e col Pordenone vinco. No, non è scontato, Cioè, non è scontato. Diamo niente per scontato, perché non è scontata la vittoria al Pordenone, no? Perché forse qualcuno... Cioè, non è che si deve giocare e si... No, non è detto, può darsi anche che noi se la giocare col Pordenone si perde. Cioè, non è che è garantito la vittoria, Qui non ci garantisce niente nessuno. Quindi, andiamo di fare la svelta e questi 3-4 punti che mancano e salviamoci e fine all'argomento. Perché io l'ho sempre detto, no, se vi ricordate, piedi a terra e testa bassa. No, si vola al playoff, no. Ma basta, chiuso, fine. Mettiamoci il punto sui playoff, perché playoff finito. Che oggi ci voleva un pareggio almeno, per avere qualche buon numero di speranza, ci voleva un pareggio, sei a 41, e allora ti agganciavi a Vicenza alla regina. Così non è stato, quindi, ripeto, su 5 partite, 3 le perse, una le vinte, una le pareggiate, te prof non ci vai. Ecco fatto, chiuso. Non dovevamo perdere sicuramente col Pescara, non dovevamo perdere, e quello ti ha pesato. Ecco fatto. Riferisco al signor Dancia. Vabbè, ragazzi, io che dire, abbiamo il Chievo lunedì alle 21, speriamo, ripeto, di sbucciare un pareggio, anche perché poi andiamo un attimo a vedere quella che è, diciamo le partite. Poi avremo recupero, d'accordo, poi abbiamo il Cosenza in casa. Cosenza, voglio dire, non sarà una partita facile, perché Cosenza ha bisogno di punti per la salvezza, eccetera eccetera. Cosenza è 32, voglio dire. E poi abbiamo il Frosinone, poi ci sarà il Venezia,
poi mi fermo qui, perché poi abbiamo il Brescia, poi forse l'ultima partita mi sembra che sia con l'Entella, sì, con l'Entella, quindi magari chiuderemo in bellezza, insomma, ecco, si spera chiudere in bellezza, ma alla fine queste sono le partite e questi sono, diciamo, i risultati non sono rosi, no, ecco. Quindi io torno a ripetere, come sempre detto, piedi a terra, testa bassa, prima la salvezza e poi il di più, ma il di più non credo che ormai a questo punto, di più sarebbero stati i playoff, ma non credo, ormai penso che la cosa sia decisamente blindata. Ripeto, 3-4 punti per la salvezza e dopodiché siamo a posto, poi l'anno prossimo si vedrà, insomma, ecco. Va bene ragazzi, io per questo video la finirei qua, anzi no, vi faccio vedere giustamente il tabellino: 9 tiri per noi, 5 per il Lecce, 4 tiri in porta per noi, 2 per il Lecce, ecco, questo è il tabellino. Quindi ripeto, la partita sostanzialmente l'ha decisa Marinelli di Tivoli, l'ha decisa Marinelli, che tabellino, no, si parla da sé, quindi noi qualcosina in più sicuramente abbiamo fatto. E niente, vabbè, era giusto per ribadire il concetto di quella che è stata la partita. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!